sommato direi che abbiamo pure espresso un bel gioco, palla a terra, cercando di dialogare per poter andare in verticale. Era difficile perché erano messi molto bene in campo e chiusi a dovere. Io direi che è un controsenso quello che sto per dire, ma direi che la partita l'ha sbloccata proprio l'espulsione, perché nel momento in cui è uscito il loro centrale, casualmente sul nostro errore difensivo, perché là la camera deve andare a chiudere sul primo palo, cosa che non ha fatto, e sull'unica azione offensiva abbiamo preso gol. Secondo tempo poi è stata tutta un'altra storia, tutta un'altra musica, partita dominata nettamente, abbiamo fatto due gol, uno sul calcio di rigore, altri due o tre palle nette per poter fare ancora gol. Direi che tutto sommato abbiamo strameritato questa vittoria. Hai avuto modo di capire dall'arbitro il motivo dell'espulsione di Parrello e Marcenotti? No, direi proprio di no, anche perché i due si stavano tra l'altro chiarendo a centrocampo, abbracciandosi, quindi molto probabilmente il guardalino avrà visto, secondo me, a mio avviso, o quantomeno avrà ingigantito quello che è successo. No, non me ne sono accorto proprio. Per voi cosa cambia adesso? Cambia molto perché ci consente forse in questo momento di uscire addirittura pure dalla zona dei play-out. Abbiamo superato in classifica anche il San Giorgio stesso, che ci passava di qualche punto, e domenica prossima andiamo ad affrontare la partita di Rombiolo con tutt'altro spirito, voglio dire, e con molta più fiducia in noi stessi. Diciamo, Africo è stato un incidente di percorso. Sicuramente, in virtù della settimana precedente. Complimenti, mister. Grazie. Mister, un'ultima domanda, ma abbiamo visto molto entusiasmo intorno alla squadra, un rinnovato entusiasmo. Sì, rinnovato entusiasmo, perché i nuovi arrivati, mi riferisco agli imprenditori Pulimeni e Comi, hanno creato e hanno, diciamo, gettato le basi per un futuro più importante per la Gioiese e per le città stesse di Gioia Tauro, perché sinceramente merita altri palcoscenici e non questa categoria. Con tutto il rispetto per le squadre che giocano in questa categoria, siamo abituati a Gioia Tauro a disputare campionati di ben altro livello. A chi dedichiamo questa vittoria, mister? Questa vittoria la dedichiamo, direi, a tutti coloro che hanno creduto in noi, a questo meraviglioso pubblico che sta iniziando un'altra volta ad affollare il polivalente, e soprattutto ce la autodedichiamo perché abbiamo sempre creduto in noi, e mi riferisco in particolar modo a questi ragazzi argentini che sembrano gioitani più di me, che danno l'anima tutta la settimana per poi tramutare in campo il lavoro svolto durante i 5 giorni di allenamento. Ecco, direi che la dedico anche a noi stessi.